Pochi giorni al termine dell'edizione autunnale della Vita in diretta che è già tempo di preparare il futuro. Il direttore Rai del Daytime, Angelo Mellone, punta sull'insegnante di Amici 23. Per Alberto Matano quella che si sta concludendo è una stagione trionfale staccando sempre abbastanza nettamente i principali competitor, a cominciare da Pomeriggio 5 e Mirta Merlino che il prossimo anno potrebbe non essere al timone del programma. E dire che ad inizio anno un po' di tensione per la sfida con il post d'Urso c'era. Racconta Mellone, celebriamo oggi, con due giorni di anticipo, una grande stagione televisiva. E siamo qui con il padrone di casa della Vita in diretta. A proposito, adesso di che non te l'avevo detto. Perché dovete sapere una cosa. La Vita in diretta, Matano chiude una stagione da record. Matano è un ragazzone, ma ogni tanto anche le sue fragilità, ha il suo cuore tenero e il bambino dentro. E devo dire che a settembre si agitava. Io quando lo vedevo agitarsi gli ho detto tranquillo che farai ancora meglio dell'anno scorso. Così è accaduto e quindi tanti applausi per com'è andata, complimenti a te e alla tua squadra. Quindi davvero complimenti, perché è stata un'annata bellissima. Buona continuazione a tutti voi. Per temperare il carattere dei suoi giornalisti Mellone ha una sua proposta, io ho una proposta per Alessandra Celentano. Cortesemente se a settembre ti prendi un paio di settimane, così facciamo un po' di addestramento conduttori. Mi aiuti così a metterli un po' in riga perché sono un po' discoli. Però pur essendo discoli, tutti poi con le loro grandi personalità. Scherzo? No? Staremo a vedere. Recentemente Alessandra Celentano ha giurato fedeltà a Maria De Filippi. A tufblog.it aveva dichiarato, se farei Ballando con le stelle? Lì c'è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che san qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice. Se torno ad Amici l'anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì, noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice, Amici senza di te non esisterebbe. Io rispondo che non è così.